dottor Renzo Servalli, nel mentre ecco, la città ha ripreso i lavori sul Trincerone, questa città che si sta avviando a cambiare volto, non cambia purtroppo volto nell'economia cittadina. Ecco, lei anche professionalmente, la sua professione personale, ha un po' il polso della situazione, prescindendo dall'attività svolta negli scranni comunali, ecco, quale consigliere del PD. Come vede il futuro di questa città? Beh, io lo vedo con grande preoccupazione, peraltro con una profonda disattenzione da parte delle istituzioni e, mi permettete, anche di certa stampa. Da giorni e giorni parliamo ovviamente di argomenti importanti, la Tarsu, la scacchiera, con discussioni che non finiscono mai, e nessuno, noi ci proviamo, ma forse la nostra voce è troppo flebile, nessuno parla del disastro, dell'ecatombe appunto economica e produttiva, del commercio artigianale, delle piccole e medie professioni che si sta facendo, che si sta realizzando in questa città. Ma io invito i cittadini, quando passeggiano per il centro storico ad esempio, quando mai nella nostra storia abbiamo visto tutte quelle vetrine vuote, tutti quei negozi senza alcuna attività dentro? Ma la situazione è anche quella dell'artigianato, delle piccole e medie imprese. Se non prestiamo la massima attenzione a questi settori, come vogliamo pretendere che si crea un posto di lavoro per un giovane, un'opportunità occupazionale? Che facciamo ai nostri giovani, ma non soltanto giovani o giovanissimi, anche a quelli un po' più avanti di età, diciamo a tutti che bisogna andarsene da questa città o da questo territorio? Allora io quello che noto è una distrazione, una disattenzione su temi di piccolo cabotaggio, invece di affrontare in qualche modo, per quello che anche un'amministrazione locale può, questi temi. Io ho proposto al sindaco, all'amministrazione, lo rifarò in consiglio comunale quanto prima, di stimolare o con un tavolo in prefettura o con un tavolo presso la Camera di Commercio un incontro tra i rappresentanti dei datori di lavoro, le rappresentanze sindacali e il mondo degli istituti di credito, per verificare il perché permangono ancora, eppure non dovrebbe più essere così, queste condizioni di rigorosa, strettissima chiusura del mondo del credito nel finanziare le imprese, le piccole e medie imprese, i commercianti, ma anche le famiglie e i professionisti. Non ci sono più i dati di fondo che giustificavano questa ristrettezza totale nella concessione del credito. Qualche cosa è cambiato, le banche hanno avuto risorse. Allora ci vuole un intervento. Se la politica non è in grado neppure di intervenire nel mettere in contatto il mondo del credito con il mondo dell'economia e delle imprese, ma veramente vogliamo stare qui a discutere altri 6 mesi della scacchiera o delle bollette, cose, ripeto, importantissime, ma che non sono i problemi di fondo di questa comunità, allora io, diciamo, lancio un appello all'amministrazione, al sindaco, ci faremo parte attiva in questa direzione. Certamente la scacchiera non è un argomento da tenersi tutti i giorni sulla stampa, come la Tares e quant'altro. Ecco, lei vedrebbe il comune, il palazzo di città, l'amministrazione comunale farsi garante verso gli istituti creditizi per un imprenditore che voglia investire? Su progetti importanti che abbiano un rilievo di carattere pubblico, e per me rilievo di carattere pubblico è anche un progetto che muove l'economia, che genera qualche possibilità occupazionale, questa potrebbe essere una delle strade possibili. Ma io ripeto, non ci sono più, c'è stato un momento storico nel quale questa ristrettezza nella concessione del credito da parte delle banche aveva una sua giustificazione. Oggi le banche hanno, diciamo così, la possibilità di ritornare a fare quello che è il loro mestiere, perché parliamoci chiaro, il mestiere originario di una banca è quello di sostenere lo sviluppo di un proprio territorio. Ma questi che cosa vogliono fare? Allora io credo che questa è una domanda che quantomeno la politica, e io credo che anche un coinvolgimento delle istituzioni del territorio, della prefettura o anche della Camera di Commercio, ripeto, con le rappresentanze del mondo delle imprese e del sindacato, hanno una responsabilità in questa direzione. Ma chi è che si deve occupare di questo? Ovviamente io capisco anche che se chiude un commerciante, ad esempio, no, quella famiglia chiude, è una noce nel sacco che non fa rumore, nessuno se ne accorge. Poi magari c'è la difficoltà di un'azienda, sono 15-20 famiglie e si fa più rumore. Ma ogni giorno che chiude un'impresa, piccola o media che sia, significa che quella famiglia, le persone che ci lavoravano vanno, diciamo così, per strada, e soprattutto non c'è più nessun ricambio. Il posto di una volta
al comune, all'INPS, alla posta, eccetera. Non c'è più, perché diciamo c'è una contrazione, non si fanno più i concorsi. Se a un giovane non si dà la possibilità di immaginare innovazione, la start-up, una possibilità di inventarsi e di creare lavoro anche sul terreno nuovo, più moderno, diciamo così, e non lo si sostiene dandogli credito, ma allora dobbiamo arrivare al deserto. Questa diventerà una città nel giro di 10 anni per anziani, sarà la morte di questa comunità se continua questo impoverimento del sistema economico e produttivo, che ha come conseguenza l'impoverimento delle professioni, l'architetto, l'ingegnere, l'avvocato, se non c'è movimento sul territorio, il fabbro, il falegname, ma ci rendiamo conto? Quindi va bene, continuiamo a parlare della scacchiera, della bolletta per i prossimi 12 mesi e diciamo andiamo avanti così.